Parlare di cinema in Molise è una necessità sia dal punto di vista produttivo sia dal punto di vista strettamente artistico e culturale. Queste parole sono di Francesco Vitale, autore del libro Chuck in Molise, potenzialità di una terra meravigliosa, presentato a Campobasso al Circolo Sannitico. Parliamo di cinema in Molise, quello che è stato, 20 produzioni in 70 anni dal 1950 a oggi, di quello che è adesso, le produzioni attualmente attive in Molise, di quello che potrebbe essere sia dal punto di vista legislativo sia delle potenzialità di una terra che, come dice il sottotitolo, io reputo essere meravigliosa. Tanto interesse intorno a un argomento che credo possa essere davvero il futuro per questa regione anche dal punto di vista economico. Sono intervenuti durante la presentazione Leopoldo Santovincenzo, responsabile della programmazione Rai 4, e Giovanni Maddalena, professore di filosofia della comunicazione all'Università degli Studi del Molise. Innanzitutto è importante questo libro Chuck in Molise perché è il primo libro che io sappia prodotto specificamente sul cinema in Molise. È un'interessantissima ricognizione su quello che è stato prodotto, poco come sappiamo, è stato prodotto in passato in Molise per quanto riguarda le location dei film o delle fiction, degli sceneggiati che sono stati girati qui. E poi c'è però una seconda parte che è quella che dà un po' il senso al sottotitolo del libro, che è Potenzialità di una terra meravigliosa. Cioè l'idea di pensare invece in prospettiva in questo caso. È un bel testo nel senso che solleva un problema e un'esigenza effettiva del Molise. Poi fa conoscere anche tante cose. Secondo me una delle cose belle del cinema e che, come di tutta la comunicazione, è che fa conoscere di più il proprio oggetto. Quindi in questo caso Chuck e il cinema in Molise fa anche conoscere di più il Molise e questo è un grande bene. Presente anche il giornalista Giovanni Dello Jacovo della Fondazione Apulia Film Commission. Chuck in Molise è un libro edito da Gump Edizioni.